Ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, vi aspettavate un lunedì così placido, semiaddormentato, partenza diesel, con giornali che si limitano così a ripassare in padella stancamente i temi del weekend? No, e invece è un lunedì, fuochi artificiali con tantissimi temi e aperture assai differenziate sui giornali. Quindi la nostra tavolozza sarà con tante macchie di colori. Speriamo di riuscire a mettere tutto in 35-40 minuti. Allora, c'è molta politica internazionale che però sacrificheremo un poco. Il blitz di Putin a Mariupol per marcare davanti ai media e all'opinione pubblica russa, diciamo, la conquista, forse l'unico successo tangibile della Russia in questo anno di guerra. E attenzione però perché oggi è atteso a Mosca per la sua missione di 3 giorni il tiranno cinese Xi, che cerca naturalmente di presentarsi come mediatore e cerca di enfatizzare il suo ruolo come terza parte, ma naturalmente terza parte non è. Attenzione perché oggi sui giornali cinesi c'è un messaggio di Putin che ringrazia preventivamente. Dall'altro lato, le autorità cinesi, parlando a Washington, dicono: non accettiamo che nessun paese ritenga di poter dettare le regole dell'ordine globale. Su questo vi segnalo su Atlantico una buona analisi, a mio avviso, del professor Marsonet, che però segnala i problemi che ci sono negli Stati Uniti, tanti dubbi sulla strategia di Biden che rischia di non funzionare e anche una interpretazione, secondo me appropriata, delle dichiarazioni rese nei giorni scorsi da Ron DeSantis, che alcuni giornali italiani avevano preso puramente e semplicemente come una promessa di disimpegno repubblicano. No, spiega secondo me bene il professor Marsonet e bene l'aveva fatto anche Stefano Graziosi sulla verità. Molti repubblicani non vogliono, diciamo così, assegni in bianco e non vogliono, diciamo, l'assenza di un obiettivo preciso nella vicenda russo-ucraina. Queste le contestazioni a Biden. Ancora sul versante della politica estera, ma in questo caso in chiave retrospettiva, benché non manchi un confronto tra una situazione del passato e la presente situazione russo-ucraina, da segnalare la importante intervista al generale Petraeus su Repubblica, con Petraeus che marca la differenza fondamentale. Dice: sì, ok, in Iraq avremmo commesso degli errori, ma quando è caduto il regime la gente ci ha davvero applaudito. Questo non è accaduto in Ucraina per Putin, al contrario. E va bene, quindi il primo fronte, la politica internazionale. Sempre sul versante della politica internazionale, ma in questo caso come politica interna degli altri paesi, la vicenda Trump. Sapete che nel weekend Trump, sui suoi canali social, ha lanciato un allarme: mi arresteranno, protestate. E ieri ve l'ha spiegato molto bene su Atlantico Federico Punzi, ci torneremo. Oggi avrete delle visioni un po' più, diciamo, convenzionalmente antitrampiane. Ezio Mauro su Repubblica, Gaggi e Mazza sul Corriere della Sera. Il secondo grande blocco è quello bancario. Allora, la crisi di Credit Suisse. Allora, ieri sera vi è stato comunicato all'ora dei telegiornali, alle 19:30 c'è stata una conferenza stampa online, che alla fine l'offerta di UBI è andata a buon fine e quindi, diciamo, una rivale ingloba l'antica competitor, 3 miliardi. E diciamo questo avrebbe dovuto, dovrebbe rassicurare. Però attenzione, perché noi qui, sapete, siamo un po' maliziosi e malpensanti. Al di là del mega accordo di fusione, di incorporazione in questo caso, ma che tipo di azzeramento è stato praticato? Insomma, chi ci ha rimesso sul fatto che Credit Suisse sia saltata? Attenzione, perché qua la cosa è grossa. Noi un sospetto ce l'avevamo ed era un sospetto brutto. Oggi ci viene confermato con grande nonchalance da Federico Fubini sul Corriere della Sera. Che succede? Che vengono mazzolati gli obbligazionisti subordinati.
Mentre alla fine della fiera vengono salvati i mega azionisti sauditi e qatarioti. Curioso meccanismo per cui l'azionista riceverebbe, se così fosse confermato, una protezione ben maggiore di un obbligazionista subordinato. Tutti naturalmente a discutere dei massimi sistemi. Noi che qui nella nostra infinita miseria voliamo terra terra, e invece, diciamo, vi suggeriamo di considerare, come dire, l'effetto psicologico su un piccolo risparmiatore, su un piccolo investitore. Ah, bella soluzione! Al mega azionista qatariota e saudita lo salvate, a me mi inculate a sangue. Non si dice così, eh? Non, in gergo bancario si dice risulta meno favorita la nostra posizione, però sempre di inculata si tratta, come si dice, credo a Oxford. Bene, dopodiché c'è la politica interna, che oggi non c'ha moltissimo, però attenzione, ci sono delle questioni sfaccettate. Allora, la competition tra Movimento 5 Stelle e il nuovo PD di Elly Schlein. La intuite in modo esplicito da una riflessione di De Angelis sulla stampa, la intuite in modo implicito dall'insistenza del fatto sul tema della guerra come, diciamo, punto che i grillini ritengono efficace per loro e invece un punto di imbarazzo per la Schlein. Le questioni di Forza Italia, allora una pagina di Repubblica per dire che sono in disgrazia Ronzulli e i Ronzulliani ed escono fuori i Fascignani. Quindi, diciamo, non sembra esattamente il dibattito Croce Einaudi, è il dibattito Ronzulli-Fascina. Sembra prevalere la Fascina, vedremo. E poi le questioni del sindacato nel post-congresso CGIL. Era stato in modo stentoreo annunciato uno sciopero, oggi è il giorno della frenata. Ma c'è anche un quarto tema grosso. Ah, allora, vabbè, ieri settore profezie, ma insomma, con i comunisti e con la RAI essere buoni profeti è facile, basta prevedere il peggio e si hanno buone chance di azzeccare. Ieri avevamo pubblicato in prima sulla Verità un ritrattone di Lucia Annunziata e un resoconto della sua fiammeggiante settimana scorsa, la sua attitudine a sparare a palle incatenate contro il governo e poi invece la voce flautata nel rosso della scenografia CGIL in cui lei appunto avvolge e coinvolge i leader dell'opposizione, dà loro la linea, gli dà anche l'indicazione di un coordinamento antipapete, eccetera. È sembrato poco questo a Lucia Annunziata. Ieri quel nostro pezzo era in edicola alle 7 di mattina. È stato sufficiente attendere le 14:30 per un salto di qualità, direbbe il professor Orsini, per un'escalation, in questo caso non del conflitto, ma dell'invasione di casa vostra a spese vostre da parte dell'Annunziata, che prima ha cercato di azzannare alla gola la ministra Roccella, peraltro siamo reduci da un'esperienza psichedelica, non ci capitava da oltre 20 anni di essere quasi d'accordo su tutte le affermazioni della Roccella, che ieri è stata oggettivamente puntualissima, e l'ha annunziata, ha sbroccato, ha perso la testa. A un certo punto le è partito anche un cazzo, e poi naturalmente mani sulla bocca, cioè, e naturalmente oggi scatta la difesa della stampa che già vede un rischio di editto bulgaro. È evidente che l'ha annunziata punti per un verso al martirio, per altro verso a un ruolo da, insomma, come la vogliamo chiamare, da versione femminile di Suslov, da grande stratega della sinistra. Naturalmente non si scherza neanche a destra, perché il giorno prima in televisione Rampelli era andato da, come si chiama quella, dalla De Gregorio e da Parenzo a dire che le coppie gay spacciano come propri i figli adottati. E naturalmente su quel verbo spacciare si è scatenata l'ira di Dio. Attenzione però, perché il tema dell'utero in affitto promette di accompagnarci per un sacco di tempo e, diciamo, con diverse proposte legislative che stanno per partire. Chi vi parla, lo sapete, è da sempre schierato per meno leggi, meno regolazioni, meno proposte di legge si fanno, meglio è. Oggi ce ne sono quattro annunciate. Va bene. E poi le segnalazioni finali. Allora, bella intervista di Pietro Senaldi a Franco Prodi. Ottimo approfondimento del giornale, Giubilei Bullian sulla sinistra dei no sui temi ambientali. Bellissimo.
Beppe Grillo, come Gesù Cristo mi hanno tradito, siamo a questo. Mario Monti su se stesso e anche Giuliano Ferrara su Mario Monti e la Fornero contrapposti a Macron, ritrattone di Carlo De Benedetti da parte di Mascheroni sul giornale e poi Zagrebelsky nelle pagine culturali di Repubblica. Tanta roba, questa sera puntata speciale, diceva Aldo Biscardi, noi però siamo all'alba e quindi diciamo... Stamattina puntata speciale. Le aperture, la verità. Ci raccontano balle pure sulla fine della pandemia. Lasciarsi alle spalle il Covid, l'OMS ci pensa, ma le virostar si ribellano e inventano minacce inesistenti. E poi fotonotizia con l'annunziata con le mani sulla bocca, parolacce e altre faziosità. Lucia sbrocca in TV. A spese nostre, così l'apertura della verità e l'annunziata stessa foto, mani sulla bocca, la trovate pure su Libero, utero in affitto, l'annunziata perde la testa, la giornalista Rai si crede ancora sul palco della CGIL e aggredisce in diretta il ministro Roccella sulle gravidanze all'estero. La annunziata, stessa foto, stesse mani sulla stessa bocca, stesso sguardo spiritato e anche in una fotonotizia sul giornale, il cui titolo principale è però quello che vi preannunciavamo. Torna la sinistra dei no, chi paralizza l'Italia, boicotta il ponte e segue i grillini contro il rigassificatore di Piombino che farebbe calare le bollette. Per colpire Meloni e C, tifano per la decrescita. Chiudiamo sul lato destro con il tempo. Battaglia LGBT, il governo difende la famiglia. Così il tempo. Andiamo a vedere le altre aperture che ci aiutano a differenziare politica estera, questioni bancarie. Corriere della Sera, Putin a Mariupol, ira di Kiev, visita a sorpresa nella città martire, la reazione cinico e senza rimorso. Nel taglio medio, accordo raggiunto su Credit Suisse, l'attesa per i mercati. Così il Corriere. Il fatto, allora. Ieri il Fatto aveva detto: attenzione, qua ci sono, c'è l'addestramento di soldati ucraini in Italia e oggi il Fatto ci torna sopra, ma dell'addestramento in sé, figurarsi cosa interessi a Travaglio, Scanzi e alla Lucarelli. Il punto è trovare una chiave d'attacco alla Schlein. Conte i soldati ucraini in Italia, il governo ci trascina in guerra e la chiave politica è nell'occhiello. Schlein tace, e Conte. Bravo, denuncia, Schlein, vigliacca, tace. Questo, diciamo, è la nostra traduzione. Il Messaggero, titolo principale, patto per salvare Credit Suisse, ma sotto la testata un'interessante intervista a un sottosegretario alla giustizia, in questo caso leghista, Ostellari, che fa una proposta a nostro avviso intelligente. È la seconda volta che capita. L'altra settimana Delmastro sulla decarcerizzazione dei tossicodipendenti da mandare preferibilmente in comunità, oggi il leghista Ostellari che dice bonus per le aziende che assumano detenuti e quindi la chiave del lavoro per evitare la recidiva. La stampa, i fondi del PNRR si arenano al sud e a voce, diciamo, uno si aspetterebbe dopo questa cosa, beh, una cosa di rigore, di meridionalismo intelligente, viene sentito De Luca che dice finirà tutto a nord, quindi dateci i soldi. Questa è la linea della stampa. Andiamo a vedere Repubblica che ci riporta invece a Credit Suisse, salvataggio Credit Suisse, Europa con il fiato sospeso. Allora, queste le aperture. Andiamo con la ricca pagina di segnalazioni della verità che oggi è, si raccomanda, è piena di cose, anche le interviste della settimana, ora le preannunciamo, sono assai interessanti. Allora, Paolo Del Debbio fa un'analisi nel tempo, secondo me assai acuta, su tutti gli errori della Lagarde nei mesi passati e anche nel presente. Cosa non ha funzionato nella gestione della BCE? Maurizio Belpietro all'attacco di Maurizio Landini e della linea di politicizzazione del sindacato, che non funziona oggi, ma spiega Belpietro, non ha funzionato negli anni passati. Il sindacato dovrà farsi qualche domanda se l'andamento dei salari è stato così negativo in Italia. E anche, dice Belpietro, il fatto che ora Landini dica la sanità, ma dov'era quando ci sono stati i tagli o, se volete, i mancati incrementi di spesa sanitaria?
Borgonovo sulla questione Covid e fa notare una cosa che in effetti fa riflettere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice è finita il Covid, le nostre virostar no. Quindi diciamo è come un film che ha i titoli di coda, ma arrivano i vari Ricciardi, Lopalco, eccetera, a dire no, no, ma che facciamo? Ci chiudete lo spettacolo qui? Non può finire. Chi vi parla sull'Annunziata, la seconda puntata. Oh, dobbiamo anche stare attenti perché ieri sera l'account Not My Fucking Problem, ma è Filippo Sensi, è lo storico spin doctor di Matteo Renzi, ora tornato deputato, ha detto: stiano attenti quegli ingenui che attaccano l'Annunziata. Non sanno contro chi e contro cosa si stanno mettendo. Così, insomma, qualcuno ha risposto solo, dice chi è la figlia di Satana. Cioè, no, noi non vogliamo attaccare nessuno, vorremmo semplicemente non pagare con i soldi nostri per la propaganda altrui. Va bene, comunque oggi trovate questa mia seconda puntata sull'Annunziata, tutto farò tranne che parlarvi dei miei pezzi, se non per dirvi che il pezzo della verità ha una chiave diversa e ulteriore rispetto ai pur ottimi commenti di Sallusti sul giornale, di Sallusti sul Libero e di Delvigo sul giornale, i quali giustamente si preoccupano e denunciano come l'Annunziata abbia azzannato la Roccella. Qui c'è un elemento in più, non solo ha azzannato la Roccella, non solo il turpiloquio, non solo la sbroccata, ma poi invece, secondo intervistato Landini, e si torna al latte e miele. È questo doppio standard che non funziona. L'inchiesta di Maddalena Loi sui conflitti di interesse legati al settore farmaceutico e anche alcune virostar finanziate. Tutto legittimo, per carità, però insomma, saperlo può essere utile. E poi le interviste. Allora, Federico Novella sente, ed è un'intervista davvero, davvero da leggere con molta attenzione, il responsabile economico della Lega Bagnai, che ragiona su tanti temi, gli errori delle banche centrali, gli errori quindi commessi in questi anni sul piano della politica monetaria. Però anche gli errori dei governi che hanno rinunciato ad usare la leva della politica fiscale. E poi gli attacchi europei al cuore economico dell'Italia, casa, auto, eccetera. Mentre Fabio Dragoni conversa con Franco Bernabè su, diciamo, tre temi a fuoco: energia, telecomunicazioni, acciaio. Carlo Cambi intervista il ministro del turismo Santanchè, Adriano Scianca conversa con Alain de Benoist ed è, comunque voi la pensiate su questo autore, un'intervista assolutamente da leggere con ampie citazioni pasoliniane dell'intervistato. Va bene. Allora, va bene, spicciamo questa faccenda annunziata e a cascata utero in affitto. Vi ho detto del pezzo della verità, andiamo a citare doverosamente Libero, che oggi, diciamo, recupera e fa l'apertura sull'annunziata. Scrive il direttore Sallusti, è proprio così. Abbiamo i conduttori del servizio pubblico pagati, nel caso assai bene, non per fare domande, ma per essere coinvolti nel dibattito politico. In questo caso la discussione in corso sui modi del riconoscimento anagrafico dei figli di coppie omosessuali. Tema delicato perché se non maneggiato con cura può diventare il grimaldello per il riconoscimento di fatto della pratica dell'utero in affitto. E più avanti, conclude Sallusti, propaganda. Non c'è altro termine per definire questo tipo di informazione fatta di giudizi e pregiudizi. La stessa propaganda che nelle scorse ore ha elevato a eroina delle battaglie per i diritti delle donne Francesca Pascale, arruolata addirittura da Elly Schlein, che con lei si è fatta immortalare in fotoricordo della manifestazione di Milano a favore della maternità surrogata. Diritti certo conquistati non con il sudore e la lotta di classe, ma con i tanti milioni della buona uscita ottenuta dal suo ex compagno Silvio Berlusconi. E poi dicono che essere donna non comporta alcun vantaggio. Sarà. Diciamo che non sempre è così. Si ferma prudentemente Sallusti prima che gli dicano misogino. Cioè. E anche da segnalare uno dei vice direttori del giornale, e cioè Francesco Maria Delvigo, sulla Annunziata. Andiamo a vedere questo passaggio. Non ci stupisce la parolaccia, siamo abituati a sentire e vedere cose ben peggiori in televisione.
ma tutto quello che la parolaccia disvela, cioè un modo di fare giornalismo smaccatamente partigiano nel quale l'intervistato, se non è di sinistra, è un nemico da attaccare e non un semplice politico da interrogare. Così, tra l'altro, Del Vigo. Ma vi dicevamo, la questione utero in affitto, che non sembra esattamente la principale priorità degli italiani. Stamattina, realisticamente, se andate al bar, non sarà quello il primo tema, però invece è un tema molto forte per la politica e per alcuni quotidiani. Noi, la nostra opinione, ve l'abbiamo detta, non ci convince per niente la campagna della sinistra, una catastrofe, insomma, anzi, se pensano di rimontare contro la Meloni con una coalition Pascale, Zan, Camusso, eccetera, vuol dire che sono completamente svalvolati, quos Deus perdere ult, dementat prius, questo è pacifico. Questo è pacifico. E meno che mai ci convince il dirittismo con la cosa, ci vuole la legge, la legge, la legge. Però questa storia della furia legislativa sembra colpire un po' da tutte le parti, perché allora oggi, se abbiamo fatto bene il conto, abbiamo già quattro iniziative legislative. Allora, c'è l'iniziativa legislativa Schlein-Zan preannunciata sabato a Milano, in cui un bel minestrone vogliono mettere dentro non solo la questione della trascrizione dei figli di coppia omogenitoriale, ma proprio complessivamente l'adozione per i gay, l'adozione per i single, cioè una cosa ultra divisiva e realisticamente minoritaria, non solo in Parlamento ma anche nel Paese. Poi, sul versante opposto, c'hai preannunciata da Libero, buon pezzo di Fausto Carioti e preannunciata dal Tempo, che ci fa il titolo d'apertura, un'iniziativa legislativa di Fratelli d'Italia, della deputata Varchi, citata iniziativa legislativa dalla stessa Roccella ieri in trasmissione, e cioè una norma che introdurrebbe esplicite sanzioni penali per l'utero in affitto. Poi c'hai, attenzione, Giorgio Mulè per Forza Italia, che si fa intervistare da Adriana Logroscino sul Corriere della Sera. Mulè taceva da qualche giorno, è tornato per dire sediamoci senza pregiudizi e ripartiamo dal DDL Zan. Quindi Forza Italia che dice ripartiamo dal DDL Zan, integrandolo in modo da tutelare i figli nati da relazioni precedenti, e vediamo dove arriviamo, ognuno con la sua sensibilità e senza pregiudizi ideologici. Ma come vediamo dove arriviamo? Ma state fermi, state fermi. E poi c'è anche quarta iniziativa legislativa, ce ne parla sempre sul Corriere della Sera Lorenzo Salvia, il fronte dei sindaci che dicono siamo pronti a trascrivere, adesso serve una legge. Quindi solo oggi quattro iniziative legislative. Noi suggeriremmo una moratoria, fermi tutti, ma chi siamo noi? Peraltro, suggeriremmo anche alla comunicazione della Lega di fermare il senatore Pillon, una nostra passione. Ve lo ricordate, il senatore col cravattino che più parlava e più si avvicinava nella scorsa legislatura all'approvazione del disegno di legge Zan? Non solo, più si avvicinava all'approvazione del disegno di legge Zan e più la sinistra riusciva a mettere addosso alla destra la scomoda maglia dell'omofobia. Poi, diciamo, si è riusciti a imbavagliare Pillon, a chiuderlo da qualche parte. È iniziato un dibattito più adulto, a cui alcuni di noi hanno partecipato, dicendo: ma guarda che è sbagliata la legge Zan, l'articolo 4, l'attacco alla libertà di parola. E si è fermata la legge Zan, e semmai si è messa alla sinistra la maglietta della censura e dell'intolleranza. Oggi Pillon torna a parlare sulla stampa, fermatelo. Ma possibile che non si capisca? Allora, facciamo un disegnino facile. Nelle redazioni dei giornali di destra, quando si vuole prendere una posizione estrema sui temi etici a sinistra, si prende, che ne so, una Cirinnà, che di per sé la vedi comparire, dice due parole e già ti girano i coglioni. Pillon svolge esattamente la medesima funzione sul lato opposto. Allora, si tratterebbe di non schierarlo, ma invece va bene. Però uno può dire, va bene, è la stampa a intervistarlo, e la stampa fa esattamente quell'operazione, prende la posizione, diciamo, meno efficace del fronte opposto. E in effetti è proprio la stampa, il giornale più scatenato, quattro pagine, quindi oggi un
imprenditore, un autonomo, una partita IVA del Nord-Ovest che va in edicola, sono sempre meno, a prendere la stampa e dicendo, ma vediamo che succede al settore auto, vediamo che succede nel settore bancario, vediamo che si trova tutta una parte sul sud e il PNRR e quattro pagine di utero in affitto. Così concepite. Allora, pagina 6, figli arcobaleno, l'ultimo sfregio. E qui l'eroe negativo è Rampelli per la frase pronunciata l'altra sera in televisione. Poi, servizio, siglato, ma dovrebbe essere Flavia Amabile se riconosco le iniziali, scontro Annunziata Roccella, insorge la destra e riquadrino di Francesca Paci che già si butta avanti. No ai ditti bulgari! Quindi già l'Annunziata è vittima. Ma come è vittima? È lei che ci sta manganellando, dice no ai ditti bulgari. Poi, appunto, intervista a Pillon di Federico Capurso, poi commento di Elena Löwenthal, l'odiosa violenza di quelle parole contro, naturalmente, Rampelli. Poi, pagine successive, pagina 8, Serena riformato sulla proposta Schlein che divide l'opposizione, perché anche su questo diciamo l'opposizione è riuscita, quattro partiti, sette posizioni diverse, perché il PD è a trazione Schlein-Zan, Conte sta zitto perché il tema non gli porta bene, dentro il cosiddetto terzo polo tre posizioni diverse, perché la Bonetti sembra contraria su tutto, Renzi tace e Calenda comincia a spiegarvi, insomma, vi spiega tutto è anche bioeticista e ginecologo, come sapete, tra le varie. Poi, intervista a Nichi Vendola che spiega come si conquista la patente di genitore. E poi, gran finale, quarta pagina, 6, 7, 8 e 9, Viola Ardone che dice: sono tutti uguali i bambini del mondo. Non importa di chi sia figlio, anche lui pretende sicurezza e protezione. Informiamo la Ardone che ci mancherebbe altro. Nessun bambino, qualunque sia la famiglia in cui si trova, è oggi privo di diritti sul piano, ci mancherebbe altro sul piano della salute, sul piano dello studio, eccetera. Quindi il tema è semplicemente la trascrizione o no del genitore non biologico. Per paradosso, ecco, oggi diciamo almeno tante volte critichiamo Repubblica, oggi almeno il dosaggio di Repubblica è decisamente più equilibrato rispetto a quello del giornale del medesimo gruppo editoriale, La Stampa, quattro pagine, Repubblica, una sola, naturalmente Rampelli in negativo, i gay spacciano quei bambini per figli, il contrattacco della destra, il pezzo è di Concetto Vecchio, ma insomma è il minimo sindacale che Repubblica possa fare in una circostanza del genere. Va bene, gli altri temi politici. Allora, intanto, come vanno le cose tra 5 Stelle e PD Schlein? S'abbracciano in piazza a Firenze, ma la competition è fortissima. Ce lo fa capire il fatto, abbiamo visto la prima con Schlein che tace sulle questioni della guerra, ma ce lo fa capire sulla stampa anche Alessandro De Angelis. La storia tra PD e 5 Stelle sembra essere quella di due vasi comunicanti che si contendono pezzi di elettorato, ma non intaccano il dominio della destra, anch'essa bella gasata dal clima di polarizzazione che c'è in Italia. E se la performance più limpida e senza ombre di Giorgia Meloni da quando è in carica è stato il congresso della CGIL, nel punto più alto di contrapposizione con l'opposizione, questo significa che il terreno economico e sociale su cui si è registrata la sconfitta di popolo di questi anni non è ancora il cuore della proposta e della contesa. No, De Angelis, scusa, non hai capito, scusa se mi permetto. Avete fatto tutto voi, nel senso che la Meloni è andata al congresso della CGIL e ha parlato di lavoro, crescita, economia e delega fiscale. Se va su quel terreno e i contestatori, anziché risponderle su quel terreno, gli tirano i pupazzi e cantano Bella Ciao, siete voi, diciamo, a mettervi in fuorigioco da soli, oseremmo pensare. Va bene, questo è il primo fronte. Il secondo fronte è l'iniziativa del sindacato. Allora, eravamo usciti dal congresso della CGIL con la mobilitazione pronta, oggi la cosa si smonta un pochino, o almeno sembra meno forte rispetto a ieri e all'altro ieri, ce lo fa capire il Corriere della Sera, pagina 11, pezzo di Claudia Voltattorni. Sindacati, lo sciopero è lontano, si dà voce al segretario della CISL Sbarra che dice niente fughe in avanti.
su questo tema, imperdibile, però è un'altra delle nostre passioni. L'intervista a Repubblica di Maria Cecilia Guerra, amica di Bersani, di Visco Vincenzo, di Speranza, sottosegretaria nella scorsa legislatura, tassatrice scatenata, era quella della riforma del catasto, che oggi ci spiega, intervistata da Valentina Conte, che chi è povero rischia una sanità misera. Invece, quando c'era lei, hanno fatto 10 anni di tagli, ma questo è un dettaglio. Però attenzione, perché della serie Totò contro Maciste, Guerra va all'attacco di Arthur Laffer, che immaginiamo sarà molto, avrà un breakfast difficile, Laffer, sapendo che Mrs. Guerra from Italy has attacked me. E sti cazzi, dirà Laffer. La curva di Laffer è uno specchietto per le allodole, smentita empiricamente. Così, così, è tutto bellissimo. Terzo tema politico, però, la situazione dentro Forza Italia. Allora, che è pur sempre uno dei tre partiti di maggioranza, quindi la cosa va seguita. E qui si raccomanda la pagina 11 di Repubblica. Qui abbiamo, diciamo, lo schema delle palle, dei giramenti di palle, con la Ronzulli, Mulè, Cattaneo, Mangialavori, con Fascina, Tajani, Sorte e Benigni, non dovrebbe essere però, diciamo, Roberto Benigni, ma Stefano Benigni, giovane di Forza Italia della corrente Fascina. Allora, vedrete, qui cambierà tutto. E a breve salteranno delle poltrone di peso nel partito. Un senatore che conta in casa Forza Italia, ma che ultimamente era stato messo un po' da parte, non ha dubbi. Nei giorni scorsi è stato convocato ad Arcore da Berlusconi attraverso la consorte Marta Fascina e ha ricevuto indicazioni chiare sul nuovo corso che il fondatore e leader azzurro vorrebbe per gli azzurri. Qualche segnale del cambio di vento c'era stato. Ad esempio, il comunicato di sostegno dato da Berlusconi alla deputata di Fratelli d'Italia Montaruli, condannata in via definitiva per le spese pazze in Piemonte. Il vicepresidente della Camera Mulè aveva fatto una dichiarazione critica su Montaruli qualche ora prima. Sconfessato dal capo, il deputato da allora si è chiuso nel silenzio più assoluto. No, oggi però ha parlato per dire: ripartiamo dal DDL Zan. E allora che cosa succede? Oggi in Casa Azzurra sono date in grande ascesa le quote di Tajani, considerato molto vicino all'area meloniana, e che dopo il caso delle frasi pro-Putin dette da Berlusconi rischiava di essere sfiduciato con l'accusa di mancato sostegno al leader. In ascesa sono anche le quotazioni di alcuni trentenni, quarantenni legati alla Fascina. Sabato scorso, ad esempio, Berlusconi è andato a Bergamo per partecipare a un pranzo organizzato dai deputati Sorte e Benigni. Questi ultimi considerati, insieme al deputato campano Tullio Ferrante, esponenti della corrente Fascina. Ma il tema vero è che Berlusconi si è convinto a smorzare i toni contro il governo. Nel frattempo, chi nei mesi scorsi ha avuto scontri forti con i volti più vicini alla Ronzulli, adesso torna a farsi rivedere in transatlantico, come il deputato Paolo Barelli, molto legato a Tajani, scavalcato da Cattaneo nel ruolo di capogruppo. Ecco, Cattaneo sarebbe il primo a rischiare di venire azzoppato dal nuovo corso. Così questa vicenda. Va bene, andiamo a cose forse un po' più rilevanti per il mondo, e cioè la vicenda Credit Suisse. Allora, qui abbiamo due cose da segnalarvi. Va bene, qualunque giornale sceglierete di prendere, ci sono i termini dell'offerta accettata da parte. L'offerta che è stata avanzata da UBI è offerta consistente, 3 miliardi, la trattativa si è sbloccata ieri sera attorno alle 19:30 l'annuncio. Peraltro vi informo che questa sera alle 19 sarà con me Camilla Conti e probabilmente uno dei temi che affronteremo potrebbe essere questo. La Conti vi ha spiegato molto bene in tutti questi giorni l'evolversi della crisi, le sue punte più drammatiche. Però le cose da segnalare oggi sono due. Va bene, Repubblica, che fa un'ampia copertura, ha un pezzo di Claudio Tito sulle preoccupazioni di Bruxelles e in vista del Consiglio europeo che si terrà alla fine di questa settimana, giovedì e venerdì, la previsione di Tito è che i capi di Stato e di Governo potrebbero orientarsi a una revisione della normativa sugli aiuti di Stato, della serie: oh, qui se succedono problemi sulle banche dobbiamo rivedere le norme. Questa è la previsione di Tito, vedremo se troverà riscontro.
Ma la cosa più, diciamo, spicy, così ci comprendono anche i competenti in ascolto, è una cosa che, diciamo, conferma i nostri sospetti di ieri sera. Noi, maliziosi come siamo, ragazzi cattivi per definizione, diciamo, quali sono poi i termini? Insomma, chi ci ha rimesso nel momento in cui salta Credit Suisse? Come è andata agli azionisti e come è andata agli obbligazionisti subordinati? Attenzione a Federico Fubini, pagina 7 del Corriere della Sera. Zurigo spazza via 16 miliardi di bond dei risparmiatori. E fin qui è evidente che quando una cosa va male, diciamo, ci siano dei cocci. Ma com'è la distribuzione dei cocci? Tenetevi forte, occhio al caffè. L'operazione azzera il valore di bond subordinati per 16 miliardi. Prima ancora di spazzare via il capitale degli azionisti come sarebbe stato normale. Difficile scacciare il pensiero che per delicate ragioni geopolitiche si siano voluti preservare, almeno in parte, i primi due azionisti della banca, la Banca Nazionale Saudita e il Fondo Sovrano del Qatar. Si è così creato il precedente per cui gli obbligazionisti subordinati potrebbero essere meno protetti degli azionisti. Ragazzi, avete capito? Ve lo ridico con parole mie. Siete il grande, diciamo, in una logica di mercato, eccetera, non c'è santo che possa proteggere un azionista. E invece qui l'azionista saudita e catariota è protetto. Laddove invece l'obbligazionista subordinato viene inculato a sangue. Bellissimo. Vedrete i titoli, fiducia sui mercati. Ah, hai da vedere. Molto bene. Andiamo a Trump. Allora, se volete delle letture, diciamo, un po' più tradizionali, Trump cattivo, resto del mondo buono, fa per voi l'omelia del lunedì mattina di Ezio Mauro su Repubblica. Eccolo qua, Trump e la post-democrazia, l'ex presidente fa precipitare il futuro degli USA nel vortice del suo destino individuale, incita alla battaglia, al populismo radicale di destra, il potere legittimo non basta più. Insomma, vabbè, vi prende alla gola il già sentito, il già letto mille volte. Naturalmente che Trump sia un tipaccio, questo è pacifico, sta giocando nel modo più duro le sue carte. È formalmente piena di informazioni, ma col medesimo bias anche la copertura del Corriere della Sera, Trump, muro repubblicano, New York ora teme l'assedio, Massimo Gaggi e Viviana Mazza, l'ex presidente, può essere arrestato. E poi pezzo di Matteo Persivale che ricostruisce la vicenda del pagamento a una signorina, pagamento avvenuto dopo, anni dopo il rapporto extraconiugale, ma alla vigilia delle elezioni del 2016, il pagamento, non il rapporto. Noi però vi consigliamo di recuperare su Atlantico l'analisi eccellente fatta ieri da Federico Punzi, che era buona ieri e diventa ancora più buona oggi alla luce della lettura dei giornali di stamattina. Perché Punzi vi racconta due cose che sui giornali non trovate. Primo, che il procuratore di New York che va all'assalto di Trump è ultrafinanziato e ultrasostenuto da Soros. Quindi c'è un'azione, diciamo, Soros per gambizzare Trump. Tutto questo è particolarmente significativo nel momento in cui la situazione dell'ordine pubblico a New York è fuori controllo e il procuratore, anziché occuparsi di questo, si preoccupa di azzannare alla gola Trump, primo elemento. Secondo elemento della riflessione di Punzi, assai acuta, è: attenzione, non è detto che, diciamo, l'aggressione giudiziaria porti necessariamente simpatia a Trump nel campo repubblicano. Nel breve, certamente sì, non c'è candidato repubblicano che possa esimersi dal solidarizzare con Trump e non c'è elettore repubblicano che non veda come una figura pur controversa venga azzannata per via giudiziaria, ma con un'evidente motivazione politica. Ma dice acutamente Punzi, se diciamo si rompono gli argini e iniziano gli attacchi giudiziari a Trump, è evidente che nel medio termine diventa molto più difficile che lui possa proseguire sulla strada della candidatura. Quindi la cosa è tutta da interpretare, secondo me Punzi lo fa molto bene.
Andiamo alla raffica di segnalazioni finali. Allora, irresistibile il ritratto di Carlo De Benedetti sul giornale a firma di Luigi Mascheroni. Molto bella la intervista di Pietro Senaldi a Franco Prodi su Libero e Prodi smonta tutte le tesi gretine e dice, bah, dice siamo solo 1500 gli scienziati che la pensano diversamente, ma la scienza non è democratica, pure Galileo era in minoranza, ma aveva ragione. Molto ben fatte le due pagine sul giornale, una a firma di Francesco Giubilei, l'altra a firma di Lodovica Bullian, sullo specifico del rigassificatore in Toscana e in Giubilei e Bullian su tutti i no verdi e verdastri rispetto alle opere che potranno essere in cantiere nei prossimi mesi e anni. Ma poi ci sono le due segnalazioni più grosse, allora occhio al caffè che questo vi svolta la giornata. Beppe Grillo. Allora, ieri sera aveva detto al suo pubblico che anche lui come Gesù Cristo è stato tradito, ma anche lui come Gesù non porta rancore e perdona tutti. Oggi però, diciamo, il quadro si aggrava e quindi, diciamo, se ieri bastava l'intervento di due infermieri, qui l'equipe di robusti infermieri deve essere più, diciamo, ampia. Perché Cesare Zapperi vi dà i connotati di questa chiesa dell'altrove della quale Grillo parla. Si può aderire in via volontaria sottoponendosi ad almeno tre rituali, oppure anche con adesione involontaria subendo tre esorcismi. Tra i primi ci sono il bendaggio, la rottura dello specchio, la lapidazione e la resurrezione. Quanto ai secondi, gli atti di redenzione devono essere improntati alla rimozione dei mali che intossicano gli anti-avatar. Non chiedetemi cosa siano gli anti-avatar perché supera la mia capacità. Chi supera gli uni o gli altri ottiene la patente con un meccanismo a punti, dopodiché dovrà perseguire i progetti della Chiesa che sono delle comunità e non degli individui. Il linguaggio si fa oscuro, Grillo l'elevato parla anche di realizzare cattedrali, arche e metaversi dell'altrove. Non dice di più, ma mette in guardia dal ripetere gli errori commessi dai profeti arrivati prima di lui. Quindi, i colleghi profeti hanno sbagliato e il collega profeta Grillo. Va bene, voi capite che questo non ha moltiplicato i pani e i pesci, ma ha moltiplicato il reddito di cittadinanza, i nulla facenti e il buco nei conti dello Stato. È tutto fantastico. Dopodiché c'è invece l'ultima segnalazione sui guai di Macron, riforma delle pensioni e che cosa si fece invece in Italia, alzando ancora di più l'età pensionabile. È tutto entusiasta delle cose italiane, Giuliano Ferrari dice: Ma che come furono bravi Monti, La Fornero, Napolitano, nessuno fece un fiato, andò tanto bene, ah, che bella chiste o paese, do sole, eccetera. Ma attenzione perché è Monti stesso a elogiare se stesso, qualcuno potrebbe dire a rendere piena confessione, sul Corriere della Sera. E diciamo, il pretesto utilizzato da Monti è dire guarda che il sistema istituzionale italiano è più funzionale e funzionante del sistema semipresidenziale francese. La loro è una repubblica presidenziale, scrive Monti. Il presidente ha grande forza in teoria, ma ben difficilmente può mettere in campo l'unità nazionale. Come noi, nella nostra modesta e imperfetta repubblica parlamentare, potemmo fare su impulso del presidente Napolitano, con il più ampio voto di fiducia che il Parlamento abbia mai espresso e con le parti sociali dimostratesi molto responsabili. Inoltre, da noi la riforma delle pensioni non sarebbe bastata. Attenzione. Per agire con equità e per ricostruire la fiducia dei mercati verso l'Italia, varammo, sempre in quelle 2 settimane, un ampio pacchetto con varie altre riforme che gravassero in modo equilibrato sulle diverse parti politiche e sociali. Dovendo scontentare un po' tutti, lo scontento riguardante le pensioni non ebbe altrettanto spazio nelle prime pagine. Macron invece ha dovuto concentrarsi solo sulle pensioni. Ha avuto la fortuna di creare meno infelicità complessiva di noi, ma più concentrata su una sola parte. Aspetta che rileggo, rileggo perché forse a te è sfuggito. Ha avuto la fortuna di creare meno infelicità complessiva di noi, ma più concentrata su una sola parte. Infine, Macron non ha avuto l'aiuto, il terribile aiuto di una crisi finanziaria che stava per portarci al default. Va bene.
Se sono avanzati degli infermieri di Grillo, servono forse anche da qualche altra parte. Quindi Monti vi sta dice, come mai meno proteste in Italia? Perché non abbiamo inculato solo i pensionati, abbiamo inculato anche i proprietari di case, triplicando l'IMU, portandola da 8-9 miliardi a 25. Quindi abbiamo distribuito di più. Va bene, è meglio che ci fermiamo qui. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci ritroviamo questa sera alle 19 con Camilla Conti. Se tutto va bene, domani mattina alle 7. Da qui ad allora non dimenticate di passare in edicola a prendere la Verità.